Questa è la storia di una fabbrica che chiude e di un padre disperato che si toglie la vita. È una storia di pane, polvere e veleno, di una terra stuprata dai padroni e di un popolo stanco. Non ci torno a lavorare in fabbrica a giorni alterni, se i soldi per pagarci tutti non ci sono. Cosa pensi di fare? Credo che sia giunto il momento di mettere le cose in chiaro. Signori, ascoltatemi bene. Ci hanno tolto il lavoro. Ci hanno tolto la dignità. I nostri padri sono crepati per colpa loro. E ora? Ci vogliono togliere pure la nostra terra. Vedete, fratelli miei, sorelle, questa è una battaglia che non possiamo perdere. Questa è una guerra e dobbiamo vincere a tutti i costi! Vede, presidente, credo che abbiamo sottovalutato la situazione. Quelle persone non si faranno dire come vivere la loro vita. Non questa volta. Non lo so, mi sembra che quello che facciamo qui sia tutto inutile. Che la guerra stessa, alla fine, non abbia alcun senso. Vedo morire un sacco di gente e mi chiedo se vale per così tanto questa indipendenza. Perché non ne posso più di voi! Di questa guerra! Di questo odio! Vieni! Vieni! Hijo de puta! Non è facile uccidere un uomo. Non è per niente bello. Spara! Spara! Codardo! Quella cazzo di valigetta. Se c'è una cosa di cui sono sicuro, è che nessuno di noi si farà più dire cosa fare della propria vita, della propria terra.